chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno. È accaduto questo. Vogliamo riprendere, scostando la nebbia dell'abitudine dal nostro occhio e dal nostro cuore, vogliamo riprendere la grande notizia, il grande annuncio, il grande fatto, il grande avvenimento. Chi e che cosa è in mezzo all'inferno non è inferno? Il destino nostro si è reso presenza, ma presenza come padre, madre, fratello, amico, come mentre stavamo camminando un compagno improvviso di cammino, un compagno di cammino, Emanuele, il Dio con noi. È accaduto questo.